Eccoci qua, come avevamo promesso, una piccola intervista a Maurizio Dominella, che, diciamo la verità, è un mito ormai. Cosa dici, Maurizio? Senti. Faccio quello che mi piace e ho la fortuna di riuscire a farlo nel migliore dei modi. Senti, sono venuto qua per farti una piccola intervista, più che altro per far capire alla gente chi sei veramente. Quindi, concentriamoci, certo ci vorrebbero giorni e giorni e giorni per raccontare tutto quello che hai fatto, però cominciamo dall'inizio. Come nasce Maurizio Dominella e la sua passione? Allora, la passione per Maurizio Dominella nasce così. Io vivevo a Roma negli anni 60, a un certo punto mio padre si è dovuto trasferire a Milano, io sono venuto a Milano, classico ragazzino romano a Milano trapiantato con molto disagio, passione per le moto, dico a mio padre mi piacerebbe correre in moto, lui dice di sì, e la passione mi arriva da mio nonno che aveva un'officina meccanica, inizio a correre in moto con le moto degli anni 70 nel 70. Ne faccio un po' di tutti i colori, ho fatto tante gare in Europa, ho fatto il campionato europeo, ho fatto il campionato italiano, le corse dei cadetti, gli Audax, ne ho fatte di tutte. Dove c'era una gara, io la domenica prendevo e andavo. Passione vera. Passione vera. Nel frattempo la passione qual era? Più che la passione per correre, che comunque era tanta, c'era la passione di mettermi a posto da solo le moto con le quali correvo. E per una questione economica, perché di soldi non ce n'erano tanti, e per una questione di passione. Passano gli anni 70, all'inizio degli anni 80, alcuni amici che purtroppo non ci sono più mi tirano dentro a fare il rally dei faraoni in Egitto. Io vado con una Yamaha Tenere, ovviamente torno a casa perché mi sono fatto male, perché andavo in giro nella stessa maniera di come andavo in enduro, dico mai più tornerò in Africa. 4 mesi dopo, guarita la spalla, sono di nuovo in Marocco con le moto da rally. Quindi la mettiamo come passione anche per la moto o anche mal d'Africa comunque, dai? No, anche mal d'Africa. Io adoro l'Africa, mi piace l'Africa. Sono dispiaciuto che in questi anni l'unico paese che sia percorribile per poter andare in Africa è il Marocco, dove io vado tantissime volte l'anno. Vuoi perché mi piace il Marocco, vuoi perché ci sono gare lì. Poi dopo la Dakar, come tutti sanno, dall'Africa per motivi politici si è dovuta spostare, è andata in Sud America nel 2009, è un altro genere di gara, anche se ancora la Dakar, con un altro spirito e un altro tipo d'avventura. Ma ritorniamo a Bravo. Nell'83 vado a fare Rally del Marocco, mi piazzo bene, vado bene, con tutte le difficoltà dell'epoca, vado col mio furgone, con un mio amico che è Elio, storico mio amico, che mi fa da meccanico, torno indietro, si va avanti con nuove avventure, vado a fare il Touquet, che è una gara sulla sabbia in Normandia, vado a fare 6 giorni e vinci il Touquet lo vinco nella 125, anche se pochi lo sanno, però fortunatamente è riportato per scritto e vinco questa e non è poco, che non è poco. Poi ho un KTM 125 che mi aveva prestato Farioli del mondiale, erano tutte robe non arrabattate, perché ho sempre cercato di fare cose professionalmente valide. All'epoca già avevo messo insieme un piccolo team di amici, tutti vestiti uguali, gli adesivi, il furgone tutti uguali, insomma ho sempre cercato di farlo nella maniera più professionale possibile. Come nel 1989 qui arriviamo alle macchine, un mio carissimo amico che è Maurizio Traglio mi dice: ma smettila di correre in moto ci si fa male, vieni a fare con me la Baia in Spagna. Io non ero mai salito su una macchina da corsa in vita mia, andiamo a fare questa Baia in Spagna, mi diverto, arriviamo in fondo abbastanza bene, mi dice: visto che siamo in ballo, balliamo, che ne pensi di andare su un camion che viene alla Dakar come navigatore per darci una mano, di qui di lì. E nell'89 inizia l'avventura della Dakar. La Dakar, che è l'unica gara che non sono riuscito a fare in moto per questione di budget, dall'89 accompagna la mia vita fino al 18 di gennaio di quest'anno. Ne ho fatte 25 a fila. Ragazzi, cioè non è poco. L'ho fatte con tutti i mezzi, perché quest'anno l'ho fatta con un Polaris, con Michele Cinotto, e siamo veramente andati molto bene, anche se grandissimi. Non dovevamo farlo, è quasi uscita questa Dakar per scherzo, perché noi nella realtà abbiamo un progetto che si chiama Titano, che è una macchina che stiamo costruendo, un tubolare in collaborazione con Audi Sport,
abbiamo deciso di non fare la Dakar quest'anno perché vogliamo fare il mondiale, tutto il mondiale quest'anno, infatti sono di partenza per la Russia. E per scherzo, insieme a Marco Piana col suo egregio team che si chiama Extreme Plus e dei meccanici infaticabili, andiamo a fare per scherzo questa Dakar col Polaris. Devo dire che per scherzo, non per scherzo, l'abbiamo presa come va presa giorno per giorno e alla fine abbiamo fatto 45esimi assoluti e abbiamo vinto la categoria. E ci avete entusiasmato quest'anno? Ci siamo veramente divertiti. Non voglio fare alcun commento né paragone fra la Dakar in Argentina e la Dakar in Africa, perché sono due cose diverse. Dacci un pensiero. Il pensiero è che oggi la Dakar è più business che gara, secondo me. I posti sono incredibilmente belli, per raggiungere questi posti dove si svolgono le speciali si è costretti a fare centinaia e centinaia di chilometri di trasferimenti che ammazzano noi con le macchine. Posso pensare che cosa succeda a quei poveretti tra virgolette, certo, ovviamente delle moto, perché sono veramente dei trasferimenti estenuanti. C'è da dire che in ogni paese dove si arriva con la Dakar in Argentina c'è una cittadina, questa cittadina chiaramente rispetto all'Africa dà determinati comfort, ma l'avventura, quella vera, delle tende, i sacchi a pelo, la sabbia, le notti, non c'entra più niente. La Dakar in Africa era la Dakar in Africa. Se partivi che ti eri dimenticato una cosa a casa, fino alla fine della Dakar questa cosa non la trovavi più da nessuna parte, fossero un paio d'occhiali, fosse un pennarello, fosse qualsiasi cosa, lì era finita. Era una questione proprio molto più avventurosa e sportiva di quanto lo è adesso. Io non mi fermerò mai nella mia convinzione che poca gente, tranne voi, danno il vero risalto alla Dakar, di chi è quello vero che fa la Dakar. Quello vero che fa la Dakar non è la Peugeot, non è la Mini, non è l'Honda, non è la KTM, non è la Yamaha. Quello vero che va a fare la Dakar è il pilota privato che mette i soldi da parte tutto l'anno, che tribola e fa i sacrifici e che, se gli va bene, è dalla 25esima posizione indietro. Quella è la Dakar, perché senza di loro la Dakar non esisterebbe. Tornando agli anni 80, inizio a fare queste Dakar, incomincio a conoscere un sacco di gente. Sono l'unico italiano che ha corso come pilota ufficiale in un team francese, che è del Sud. Nelle moto, grazie al fatto che continuo a correre in moto e anche adesso da vecchio, come vedete, corro con le moto vecchie con qualcosa di nuovo. Sì. Ho conosciuto Fabrizio Meoni. Ecco, ci dai un tuo pensiero. Uno di quei piloti che, come i grandi inventori, come Einstein, nascono una volta nel secolo. Pilota vero, sportivo vero, sempre pronto ad aiutare gli altri, sempre pronto a darti un consiglio, un vero toro fisicamente. Purtroppo ci ha lasciato quel 10 gennaio del 2005, ma forse se avesse potuto scegliere se andarsene in un letto d'ospedale o come se n'è andato, avrebbe sicuramente preferito come se n'è andato. I vari Sainz, adesso purtroppo mi dispiace fare un elenco di persone che non ci sono più, ma forse è anche... Fanno parte della storia e fare... oggi è anche giusto dire di quelli che ci sono. Ho visto e apprezzo, perché lo conosco da quando ero ragazzino, Jacopo Cerutti, che in punta di piedi si è affacciato in questa Dakar, ha fatto 12esimo. Grandissimo. È stato veramente bravo, è un bravo ragazzo. Il buon Botturi, che è perennemente sfortunato alla Dakar, lui c'è la sfiga della Dakar, ma anche lui sempre pronto a dare una mano a tutti. Lo vedo in tutte le gare che vado a fare, è un compagnone, una persona che non se la tira. È bello da buon bresciano, è bello stare insieme a questa gente. Ci sono anche ovviamente i piloti ufficiali che non se la tirano, non so, Roma, Peter Ansel, parlo di macchine, certo, i loro navigatori, nelle moto, Coma ne è un esempio, viene da tutti, adesso ormai fa l'organizzatore. Sì, abbiamo visto gara, molto. Però diciamo che l'ambiente delle moto è sicuramente più umano di quello delle macchine, se la tirano molto meno, si aiutano uno con l'altro con le macchine. Chi viene dal mondiale rally, chi viene dagli sport prototipi, diciamo che se tranne qualcuno che guarda caso è tutta gente che arriva dalle moto, se la tirano un po', ma va bene così, è giusto. Beh, ci sta, così, no? Ci sta. Ci sta. Puoi interrompere.